Coldplay. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono MamiTT dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 20° episodio di Hey Monster! La scorsa settimana siete rimasti che dovevo rankare per finire la Pokémon League, quindi io sto registrando pochi minuti dopo della fine del video della settimana scorsa, ma sta uscendo una settimana dopo. Ragazzi, qualcosa me la devo inventare perché l'alternativa è che non vi facevo uscire video, quindi preferisco insomma farvi dei video un attimino più corti, magari rifinirli un po' meno, però almeno avete qualcosa da guardarvi anche mentre io non ci sono. Quindi in questo video andiamo Clay Energy. Yes, sono nell'orario giusto per prendere dell'energia gratuita. Allora, io voglio continuare il ranking nella Pokémon League. Devo dire che la squadra che sto utilizzando non è proprio delle migliori, ho avuto alcune difficoltà, ma possiamo, anzi datemi dei suggerimenti nei commenti se insomma volete propormi delle soluzioni, però al momento penso che col Gyarados in prima fila direi che è una buona soluzione. Allora, io ho fatto 3 combattimenti, 2 vittorie, e mi mancano 104 punti per salire di rank, significa 2 vittorie, quindi abbiamo ancora 7 match e mancano circa 18 minuti alla fine del periodo in cui si può fare il ranking, quindi speriamo bene. Questo c'ha 16 vittorie, maledizione, ci stia... No, c'ha pure lui Gyarados! C'ha pure lui, però lui dovrebbe... Ecco, dovrebbe schierare lui. Ok, quindi io, a meno che non lo cambia, dovrei essere un attimino... Come cazzo ha fatto? Ah, già si è curato. Cioè, manco è partito, gli è partita subito la bacca. Ce l'aveva nel sedere, tipo su posta. No, mi ha addormentato. Ma sei un maledettissimo. Pikachu, perché secondo me mi mette il Gyarados sto qua, eh. Guardalo. No, mi ha messo... No, non ci posso credere. Pikachu contro Raichu. Direi che è una sfida di merda. Sì, è proprio una sfida di merda. Quindi metto il Bellossom e cerchiamo di battere sto Raichu, sperando che non mi fa troppo male. Ebbene sì, non è andata affatto male. Absorb, non vorrei usare Petal Dance. E ora il Gyarados. No, Charizard. Ok, non le ho fatto un cazzo, ma va benissimo così. Gyarados, ma dorme Gyarados. Chi ti utilizzo? Hitmonchan. Gyarados che dorme è un grande problema, ragazzi. Allora, Thunder Pump, ma perché il fulmine? Ice Punch. Che cosa mi metti contro? Ok. Massacrato. Senda poi, sì, Gyarados. Lo so che c'ha poca vita, cioè che sta dormendo, però penso che sia... Oh, bene. La sfida iniziale. Dai, Gyarados, svegliati, ti prego. Che cosa mi metti contro? Oh, Gyarados contro Gyarados, il suo non è addormentato però. This is a big problem. Vediamo, mi fai male? Tanto male. Ok, si è svegliato. È una bella sfida, io ci muoio sicuro. Non so se mi conviene. Chi posso sacrificare? No! Sono un pirla. Ci ho messo troppo tempo a decidere. Sono un super pirla. Super. Dai, ti prego, Hitmonchano, questa la perdiamo per questa cazzata, non mi dire. No, i Pokémon non mi resistono agli attacchi di Gyarados. Ma porca di quella zozza. Dai, Pikachu, ti prego. A meno che non lo cambia, non penso che lo cambi Gyarados. No, no, ho perso ancora. Ragazzi, è impossibile. È troppo veloce. Come cacchio lo batto? Allora, proviamo Absorb anche con lui. Ok, lui ha resistito. Buona a sapersi per il futuro, ma non gli fa un cazzo di danno. Proviamo Petal Dance, ragazzi. Che vedevo di... Cioè, qua sta andando... Oh, male, male, male. Tanto male. Ok. Niente, la nostra migliore arma è stata tremendamente distrutta da la stessa nostra arma. Cioè, ci siamo trovati... No, che sfiga, guardate. Usali la ghigliottina, fagli un po' di male. Ecco. Ragazzi, come non detto, abbiamo perso di brutto bruttissimo. Il Gyarados non possiamo ancora batterlo. Charizard contro Gyarados. Ti posso anche dire ciao? No! Come? Perché ti sei curato? Ma cosa? Ma cos'è sta mafia?
Vabbè, tanto non gli ho fatto neanche un cazzo. Ok, al prossimo combattimento. Ok, allora vediamo un po'. Questo c'ha Butterfly. Butterfly non è shiny. Sì, mi fai combattere. Gentilmente, mi scusi, non è che voglio romperle tanto le palle. Mi fa combattere. Ho vinto. Vabbè, ho vinto 20 punti così. Grazie. Ok, questo c'ha il team leggendari. Però mi sembrano un po' nabbi. Allora, attenzione a Dusknoir che mi ha fatto le mi ha dato le peggio botte. Ma fatemi capire una cosa, quando la gente vede Gyarados si arrende? Cioè, non capisco. Oppure crasha. Buh, mi sa che anche questa la vinco. Ed ecco, ho vinto anche questa, altri 20 punti, 96 punti per il prossimo rank. Però magari mi fate combattere, perché, cioè, ok giocare così e vincere, però questo è un altro che c'ha Celebi. Ma che è quello di prima? Ma dai! È quello di prima! Ora combattiamo? O devi scappare di nuovo? Niente ragazzi, questo non ce la fa. C'ha troppa paura di me. Però il problema è che prendo pochi punti per il ranking. E questo non è buono. Ti prego non mi far incontrare lo stesso tizio che io voglio combattere. Ok, tu che c'hai? Un Venusaur, non c'hai Pokémon super potenziati. Forse se può fare qualcosa, forse. Vediamo se... Oh, questo combatte. Meno male ragazzi, che cavolo. E il primo Pokémon è andato a farsi friggere, quindi Ivysaur è andato a morire, ammazzato. Qua c'è un Azumarill. Allora, vediamo. Non dovrebbe essere molto scassapalle, infatti è molto meglio il mio Gyarados. Infatti non mi fa assolutamente niente, ricordavo bene. E il mio Gyarados gli ha fatto i peggio danni. Senti, che cosa potrebbe schierarmi? No, continuo a tenere Gyarados, che potrebbe esserci utile. O contro Bellossom. Sono confuso. Questo può essere un problema, però non voglio toglierlo. Ok, mi sono fatto male da solo. Ok, tu non mi fai un granché. Vai Gyarados, ti sei disconfuso. Spaccagli il culo, distruggi. Ok, ok. E ora muorisci. Muorisci con un bite, così semplice semplice. Dai, forza, avanti il prossimo. Mi ci sta morendo il Gyarados. Attenzione amici, attenzione. Contro Pinsir, vabbè, contro Pinsir c'ho anche Charizard. Lui ha ancora tre Pokémon. Proviamo. Bam. Ok, one shot, one kill. Bam, bam, bam. Io non vorrei cambiare Pokémon. Strategia che vince non si cambia. Bite. Dagli un mozzichino alla testolina, anzi al naso, che è veramente brutto quel naso. Cosa mi fai? Niente, mi confondi? Mi addormenti? No, non mi hai fatto assolutamente un cazzo. E allora ci muori. E morice. Ultimo Pokémon Flygon della squadra avversaria. Un Dragon Rage dovrebbe massacrarlo perché è debolezza. No, non lo massacra. Vediamo. Vediamo se col bite sono più veloce. Sì, sono più veloce. Gyarados one shot, one kill, destroy all one. Ok, allora ho guadagnato qualche punticino in più. Mi mancano ancora 49 punti per rankare. In teoria se vinco le prossime due riesco a rankare. E vediamo, speriamo bene. Ok, questa non dovrebbe avere una squadra molto molto forte. A meno che non ti arrendi, ti prego, mi servono 25 punti almeno. 25, 22, me ne dai 20, 20, 23, 21. No, 20, per favore. Niente ragazzi, la gente ha paura di sconfiggere il Gyarados. E che vedevo fa? Che vedevo di? Ultimo match. Mancano 9 minuti alla fine di questo periodo di Pokémon League. Quindi vediamo che cosa succede. Non ve so dire. Tu sei quella di prima e ora ti arrendi di nuovo. Ma che palle ragazzi, per 9 punti. Per 9 punti. No, combatte. Ok. Ok, allora prima ti sei sbagliata. Dagli una... Oh sì. No, non gli ho fatto niente. Oh porca di quella zozza, vai di trash, vai. Sto Crobat è abbastanza rompicoglioni, eh. Però le prendi le botte, le prendi, quindi buono così. Incredibile, Crobat mi ha massacrato letteralmente Gyarados, vai Hitmonchan. Ma io non capisco perché l'elettricità funziona su tutti i Pokémon. Io vado di Ice Punch, cioè sono più affezionato. Puttana Eva. Possibile che Crobat sia così forte? Ti prego Pikachu. Ti prego Pikachu, ho detto. Non ti devi massacrare da solo. E dai, per piacere, l'ultima sfida. No. No, ragazzi, non va. Non esiste. Oh, si è svegliato. Ti prego, gli dai una botta?
Dovrebbe essere super efficace. Ciao, buonanotte. Oh sì, l'ho preso. Un'altra botta. Ciao. Chissà se Charizard ci risolve la situazione. Vai di raggio. Il super raggio di Charizard. No, confusione. Maledizione. No, neanche. Sono riuscito ad attaccarlo. A parte che mi ha confuso, sono riuscito ad attaccarlo, ma non basta. Infatti mi sto facendo malissimo. Il Pokémon continua a resistere. Dannato Crobat di merda. Ma quanto è figo sto Crobat. Quasi quasi. Ci faccio un pensierino. Ciao Charizard. Una bottarella gliela puoi dare, porca di quella miseria. Ma fai veramente schifo, fai. Che caspita. Pinsir, non ho molta fiducia in te, perché ecco, ti sei preso metà vita di botte. No, hai pure mancato ghigliottina, giustamente, perché quello vola. Proviamo Seismic Toss, anche se non gli fa un granché. Guarda, uno di HP. Oh, l'ho ucciso, sì che voglio cambiare Pokémon. Direi che cazzo ci faccio con un Pokémon con uno di HP. Ecco, certo. Salve, signor... cazzo merda. Signora Aragosta, perché non entra e si fa una bella bollitina nella... Oh, è morto al primo colpo! Non mi dire, no, non ci posso credere. Il Bellossomo Selvatico mi può cambiare la... Sì, questa è Viola. Ciao. No, ciao, ma proprio ciaone. Ebbene, volete vedere un Mamid che perde? Ce l'avete! Basta che continuate a guardare questo video fino alla fine e vedrete un Mamid che perde miseramente contro sti Pokémon. Penso che la mia squadra ha bisogno di essere un attimo rivista, perché fa abbastanza pietà. Sì. Cioè, ho perso abbastanza male. 961 battle point, ragazzi. Io non so come faccia Jackton ad essere a livello super POA di rank. Cioè, rank 4. Boh, ragazzi, che vi devo dire. Fatto sta che la mia squadra fa abbastanza schifo. Dovrei letteralmente potenziarla. Prima di concludere il video voglio andare a guardare nella Safari Zone se c'è qualche Pokémon interessante. Ecco, per esempio c'è lui, c'è anche lui, che mi potrebbero interessare, però come Advanced Scanner magari anche no. Qua c'è Rhyhorn e c'è Togepi. E da quello che so non posso cavalcare Rhyhorn se non ce l'ho. Io quasi quasi il tentativo ce lo faccio, però mi preparo la squadra. Squadra pronta e non ci resta che entrare nella Safari Zone e vediamo, perché Flygon potrebbe essere anche interessante, ma vediamo un po' quello che ci capita, eh. Vediamo, io dovrei avere abbastanza ticket. Allora, ho ben 36 medi, 15 di merda e 6 top, però per il top non mi sembra... No Beast contro, ok, vabbè, tranquillo. Allora, vediamo col medio cosa mi esce. Togepi! Oh! No. No, quanto sei carino. Io ti voglio. Super Togepi, sei mio. Vieni qua, bello Togepi. Bello Togepi. Allora, tu non dovresti avere mosse di suicidio. Io provo questo False Swipe. Quanto ti fa male? Pochissimo. Ok. Che cazzo? Ecco, ma confuso. Questo è un grande cazzo di problema. Vediamo Metal Claw. Ottimo. Ottimo. Cazzo fai, oh. Ma vattene a morire ammazzato. Ok. No, Togepi, pian pianino. Che fai? Ti devo portare uno di HP. Forza. Ok, ottimo. Fermo così. Perfettissimo. Sì, addormento. Fai che cazzo ti pare. Poke. Pikachu. Vai col Thunder Wave della vita. E poi si va di Cattura Ball. Non fa niente. No, fa. Ti devo un attimo paralizzare. Te paralizzi? Non t'ho paralizzato? Ha failato. Dannazione. Niente, sembra che il Thunder Wave di Pikachu non funziona, quindi andiamo di Stun Spore di Bellossom. Una dei due, ragazzi, entra per forza come paralisi, quindi voglio dire, perché ce l'ho apposta. Però potevo portarmi un... No. Ma dai, non è possibile che mi devo portare il Pokémon che addormenta. Ma state scherzando? Dai, ma no! Niente, ragazzi, non è cosa. Il Pokémon non si paralizza. Io non ho altri Pokémon che possono bloccarlo, per cui andiamo di Pokéball. Che vedevo di? Cominciamo con alcune Pokéball e poi andiamo di Great Ball, perché purtroppo non posso far diversamente. Il Pokémon non si paralizza né con la paralisi di Pikachu né con quella di Bellossom. Emma Wassamana! Preso alla prima Pokéball. Ok.
come... non lo conosco proprio, quindi non vi so dire se è buono o non è buono. Fatto sta che ho un Togepi, il Pokémon più puccioso di tutti. E io ritento perché vorrei... Sì, sì, ma quanto sono sculato oggi, non ci posso credere quanto sono sculato. Allora, cominciamo. Senti, però... sul Rhyhorn io non andrei con subito questo qua. Metal Claw funziona addirittura. Ok, buono. Allora sì, possiamo andarli. Attenzione, stai calmino Rhyhorn. Stai un attimo bello lì. Era proprio il Pokémon che mi serviva benissimo. Ora non ci resta che fare un false swipe e poi lo stunniamo. Non dovrebbe avere autodistruzione, mass suicide, cioè robe del genere non dovrebbe avercele sto qua. Ok, il Thunder Wave, la tuononda di Pikachu non ha effetto su Rhyhorn. Proviamo con la paralisi di Bellossom, ma anche se questo è un Pokémon di tipo roccia e terra e non sono proprio sicuro che funzioni. Missed. Ok, vabbè, perché forse c'ho lo speed a meno 2. Proviamo. Dai bello Stun Spawn, no, mi sa che neanche questo. Ma guardate che sfiga i Pokémon che non si paralizzano tutti oggi, li dovevo beccare. Oh, si è paralizzato! Stai zitto, Mamit, che sei culo rotto oggi! E voilà! Abbiamo anche Rhyhorn! E ora possiamo verificare se effettivamente, perché il mio dubbio è, noi possiamo cavalcare i Pokémon quando ce li abbiamo o dobbiamo per forza trovare tutte le corde? Questo è un dubbio che ho sempre avuto e lo possiamo verificare ora! È magnifica sta cosa! Solo che non so come si cavalcano, penso che si faccia da qui! Vediamo un po'. Vedia Rhyhorn. Allora, con le to compose Rain. Rain. Allora, penso che comunque devi... cioè, devi avere sia il Pokémon e sia devi avere la cavalcatura. Perché non mi sembra mi faccia cavalcare il Rhyhorn selvatico. Vediamo un po'. Niente. Qua non mi dice niente di... Sì, penso che dobbiamo comprarci la quarta corda per cavalcare Rhyhorn. Comunque, cioè, non so se mi spiego. No, madonna, 23, 28, 30, wow. Vediamo il Togepi. Togepi. Vediamo questo come, vabbè che questo, che Pokémon c'è. Ma che stiamo scherzando, vabbè, c'ha caratteristiche di merda. Ma questo è solo un Pokémon puccioso, niente di più. Ed eccolo lui, guarda l'ovetto che è carino, ma guarda quanto è carino che mi segue! Ma quanto sei bello! Ma io ti sposo! Ma come ti... in che cosa ti evolvi tu, bello Togepi? Che cosa ti evolvi? Fammi sapere! Ma se... madonna quanto sei bello! Hai bisogno di... Feristone, giustamente, le pietre coccolose. Madonna se sei bello. Hai tre evoluzioni addirittura. Scusate, e Rhyhorn si evolve in qualcosa? È vero, cazzo. Si evolve in quest'altro qua, che dovrebbe essere Raikou, e poi Metagross, questa cosa qua, che non è assolutamente male. Ottima scelta, ottima presa. Fatemi sapere nei commenti se volete che evolvo il Rhyhorn, anche perché ha delle mosse, ha dei valori abbastanza buoni. Vediamo un po' il tipo. Più difesa, meno SA attack, non dovrebbe essere male, perché questo non penso sia un poco molto di attacco, ma più difensivo. Come mosse c'ha Or attack, Stomp e Fury attack. Beh, non male, non male, non male direi. Detto questo, vi ringrazio per aver guardato il video. Oh, che carino il Pokémon puccioso. Vi ringrazio per aver guardato il video fin qui. Se ti è piaciuto il video, ti prego, sostieni la serie, sostieni il canale, sostieni me. Lascia un like, commentalo e condividi soprattutto. E se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag c'ho il Pokémon uovo. C'ho il Pokémon uovo. Ok? Hashtag c'ho il Pokémon uovo. Detto questo, sono riuscito a portarvi due episodi di Emonster e sono molto soddisfatto. Ci vediamo settimana prossima, sempre sabato, sempre sullo stesso canale, sempre sugli stessi schermi, sempre allo stesso orario. Un saluto Sharksian a tutti, alla prossima!